Cari fratelli e sorelle, pace e bene. Il passo del Vangelo che la liturgia ci presenta in questa 29ª domenica del tempo ordinario appartiene al capitolo 10° di Marco ed è collocato esattamente tra la terza ed ultima predizione della Passione e l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. I tempi si fanno decisivi, i momenti cruciali. Arriva l'ora di Gesù e con essa anche l'ora dei discepoli, chiamati a riconoscerlo davanti agli uomini del loro tempo. Essi però non capiscono, falliscono miseramente, non vedono, a differenza del cieco Bartimeo che sarà guarito e ci vedrà, come leggeremo domenica prossima, non vedono che tipo di Messia è il loro maestro. Cristo verrà tradito, rifiutato, ucciso. Gesù parla loro di calice, di battesimo, intendendo la sua passione, e invece Giacomo e Giovanni, prendendo fischi per fiaschi, vagheggiano di banchetti e onori, di potere e di gloria. Ma la glorificazione di Gesù sarà sulla croce e al suo fianco, a destra e a sinistra, troveremo due ladroni. Anche questo è un segno chiaro del fatto che il posto scelto da Dio è con gli uomini, al loro servizio, al loro fianco fino in fondo, anche se lo scherniscono, anche nel loro essere peccatori, anche nei loro baratri. Ecco che la gloria di Dio non coincide certamente con il dominare e l'opprimere che ci mostrano i capi delle nazioni, ma con il servizio, con il farsi schiavo, il dare la vita, ci dice Gesù. Ecco allora il monito ai discepoli e a noi oggi: chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Un compito controcorrente, un impegno poco allettante, un ribaltamento di prospettiva, un invito a smettere di ragionare in termini di efficienza. Mi impegno, faccio anche il bene, però così ne riceverò un guadagno, un riconoscimento da Dio e dagli uomini. Sgomito per farmi largo. Oppure sto al mio posto e mi guadagno la stima di quelli che favorisco, così avrò successo. Quindi non in termini di efficienza, ma bensì in termini di comunione. Tra voi non sia così, non è così, dice Gesù. Se vogliamo essere con Dio in Cristo, dobbiamo fare posto agli altri, servirci a vicenda, dare la nostra vita affinché anche gli altri possano vivere. Quanto è difficile vedere realizzata una tale prospettiva nel nostro mondo odierno, costellato di guerre, violenze, ingiustizie, ma quanto bene potremmo ricavarne tutti se ci lasciassimo convertire da questo approccio divino alla vita. Questo è in linea con quanto ci indica anche Papa Francesco nel messaggio per la giornata missionaria mondiale che si celebra oggi in tutto il mondo, questa domenica. Ci dice il Papa: ancora oggi, in un mondo lacerato da divisioni e conflitti, il Vangelo di Cristo è la voce mite e forte che chiama gli uomini a incontrarsi, a riconoscersi fratelli e a gioire dell'armonia tra le diversità. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Ecco, perciò non dimentichiamo mai nella nostra attività missionarie che siamo inviati ad annunciare il Vangelo a tutti e non come chi impone un nuovo obbligo, ci dice il Papa, bensì come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. I discepoli missionari di Cristo hanno sempre nel cuore la preoccupazione per tutte le persone di ogni condizione sociale o anche morale. Preghiamo perché il nostro cuore si possa aprire alla luce di Dio e possiamo così fare nostra questa sua logica, quella di comunione, non di efficienza e sopraffazione. Vi auguro una buona domenica, pace e bene.